osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E facciamo un applauso di orgoglio. Qual è l'augurio che lei vuole fare all'apertura di questa nuova attività commerciale a Battipaglia? Prima di tutto perché aprire attività oggi commerciale è sempre una cosa bella. Se veramente, come si sente dire in giro, c'è una ripresa, lo auguriamo di tutto cuore a loro perché possano, come ho detto anche nella benedizione, procurare tanta dolcezza intorno a noi, visto che si occupano di quest'arte così antica e così bella, così nobile, e anche il pane quotidiano per le loro famiglie. Qual è il segreto per essere una gelateria di successo? Ma è molto semplice, si parte dagli ingredienti genuini, prodotti comunque di qualità e alla fine ci vuole sicuramente tanta passione e tanto amore. Quanto tempo si impiega solitamente per appunto produrre un gelato artigianale? E dipende un po' dal tipo di gusto, perché proprio la qualità dei prodotti, la genuinità degli ingredienti come il latte, la panna fresca, le uova, fanno sì che i tempi si allunghino, quindi dai 10 minuti per un gusto tipo il fior di latte a un quarto d'ora magari per il cioccolato, dove devi andare a lavorare più ingredienti. Ecco. Qual è il gusto più richiesto? Dipende, questo è molto soggettiva la cosa. Noi avendo un negozio un po' ovunque, vediamo che in Lombardia magari il gusto preferito è il cioccolato, in Emilia Romagna diversamente sono pistacchio e zabaione. Credo che qua a Battipaglia nel sud possano andare molto forte la cassata, le amarene e anche credo il pistacchio. In questa gelateria ci sono delle novità, come i dopocena e i biscotti. Di che cosa si tratta? Sì, sono delle monoporzioni che caratterizzano proprio questo format. Tutti i prodotti di gelato creati apposta per soddisfare la necessità di portare a casa un qualcosa di diverso. Non è più quindi solo la vaschetta da asporto con i 3 o 4 gusti di gelato, ma si portano a casa dei prodotti già fatti e finiti, una sorta di pasticceria di gelato. Invece del mignon abbiamo il bicchierino dopo cena piuttosto che il biscotto, come tanti altri prodotti che verranno a seguire. Come mai il nome Il Gelato di Sofia? Ma il nome Sofia viene... L'ispirazione, diciamo, viene in particolare dalla nonna di uno dei soci proprietari, che si chiamava appunto Sofia, ma anche perché Sofia è un nome internazionale, Sofia Loren è molto conosciuta. Essendo questo un format internazionale, perché poi comunque ci saranno a breve aperture un po' in tutta Europa, negli Stati Uniti, abbiamo pensato che Sofia potesse essere ben ricordato da tutto il pubblico. In un momento di crisi per la città di Battipaglia c'è chi ancora, come te, sceglie di aprire un'attività commerciale, in questo caso una gelateria. Come mai?
Perché io innanzitutto credo in Battipaglia, anche se non sono battipagliese, vivo da più di 25 anni. Noi veniamo da una famiglia antica, dal 1870, la famiglia Minerva, che mio nonno, mio bisnonno, mio padre e anche noi. Voi avevate già una gelateria a Battipaglia? Sì, io avevo il Bandiera Blu, un franchising, anche questo è un franchising, quindi io sono sicuro al 100% che il gelato è un prodotto che piace a tutti ed è buono anche, non solo questo, ma giustamente fatto con amore e con prodotti freschi, perché il nostro gelato è un gelato artigianale, quindi crediamo in questo prodotto.